A tutti belli e brutti, io sono Marto Palumbo e siamo qui per fare il video della reazione alla vendita di The Frel. Scusate per la voce, ma ho un problema. Scusate per la voce bassa. Cercherò di portarvi il video comunque in maniera seria e comunque con un audio abbastanza buono. The Frel vola a Sassuolo. Che culo, ce lo siamo tolti. Grandissimo colpo in uscita di Petraghi. Vi avverto, farò tantissimi video in questi 2 giorni perché sta per finire il mercato. Finisce oggi, finisce questa sera. E la Roma ha piazzato 2 colpi in entrata e altri 3 in uscita. Quindi vedrete tutto a breve. Il primo di cui vado a parlare è De Frel, che va vola al Sassuolo, dove già era stato in prestito con obbligo di riscatto fissato ai 16 milioni di euro. 16 milioni di euro, quindi comunque una cifra abbastanza normale, una cifra giusta. Petraghi ha fatto bene perché comunque il Sassuolo voleva quella cifra lì. A noi non vogliamo soldi perché non ci servono in questo momento, perché stiamo messi bene. Perché comunque abbiamo fatto molte operazioni con prestiti, quindi non serviva monetizzare. Prima ce lo leviamo, meglio è, e ce lo siamo tolti perché loro volevano in questo modo. Perfetto, perfetto Petraghi. Io sono contento perché comunque a De Frel ha fallito. Parliamo di un De Frel che ha fallito nella prima stagione a Roma, facendo solo un gol su calcio di rigore contro il Benevento. Quindi un giocatore che non è mai servito alla Roma se non per scaldare la panchina, effettivamente, anzi la tribuna, visto che quell'anno lo avevamo come terzo attaccante dopo Schick e Dzeko. Quindi sì, ha fallito. Abbiamo fatto bene a venderlo, ma io non so, ho questa cosa, capito? Io l'avrei voluto tenere solo per vederlo. So che avrebbe fatto schifo, perché a Roma fa sempre schifo, farà sempre schifo, perché non è un giocatore adatto alla Roma, non può, non è adatto al gioco di Fonseca, non è adatto a nulla, quindi togliamolo da questo mondo, per favore, grazie. Grazie a Dio l'abbiamo ceduto, però non lo so, dopo la stagione buona, altalenante, ma buona, con la Sampdoria, volevo vederlo. Torna al Sassuolo, la sua vecchia casa prima dell'acquisto della Roma. Sinceramente, spero che ridiventi un buon giocatore, perché non lo so, questo affetto incondizionato, perché comunque è stata una sega alla Roma, ma io non lo so, ho questo amore incondizionato. E niente, operazione perfetta, il giudizio ve l'ho dato, operazione che mi piace un botto perché finalmente ce lo siamo tolti dalle palle. E quindi vorrei solo dire un'ultima cosa. Vorrei solo dire un'ultima cosa, ovvero che a mio parere, la cifra è molto più alta di quella che avrei chiesto io. Cioè, è molto più bassa, scusate, di quella che avrei chiesto io, perché dopo una buona stagione, io per un riscatto, soprattutto per un riscatto, perché se lo volevano subito quella cifra era anche troppo. Cioè, 13 milioni te lo togli cash subito, me li prendo subito, anche perché li avrei potuti reinvestire in qualche altro acquisto, anche se 13 milioni non ci fai niente. Però che ne sai, fai un prestito di 13 milioni di euro a un giocatore top del top, che ne so, un qualsiasi giocatore titolare di qualche squadra top, che comunque ci sta, che ne so, un Bellerin. Gli dai 13 milioni di prestito, per concludere il tutto con 35 milioni o 40 milioni che comunque te lo danno, perché Bellerin, che ne so, qualsiasi giocatore. Comunque la cifra secondo me per il riscatto è bassa, io un 20 l'avrei chiesto. Però voglio dare a questa cessione un voto abbastanza alto, gli do 7 perché finalmente ce ne siamo liberati di questo esupero, grazie Petraghi. Bene, questo video finisce qui, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale e commentate qui sotto con la vostra opinione su questa vendita.
Bello.